Iniziamo subito la nostra rassegna stampa, che i nostri amici potranno vedere essere abbastanza variopinta, perché tratteremo ovviamente di tanti argomenti. Anche perché ovviamente dovendo fare una rassegna stampa non puoi sempre focalizzarti in certe cose lasciando il resto. Siccome il nostro assunto è documentare come questa società viva sostanzialmente sul falso, sull'organizzazione del falso, sulla protezione del falso, abbiamo alcune cose da dire qui che non necessariamente, ad esempio, mi riferisco... Basta ricordare le scoperte di Tesla. Certo. O Meucci. Meucci. O Bell e tutti gli altri che si sono appropriati... Ma nel caso specifico di Tesla... Edison che passa per essere questo grande genio, che infatti ha rubato tutte le scoperte del però, suo gruppo. Però ha realizzato, è stato un grande imprenditore. Certo, imprenditore, non, è stato un grande... non scienziato. Esattamente. Anzi, ha fatto delle battaglie di retroguardia incredibili, no? Come quella a difesa dell'elettricità continua, che noi sappiamo era veramente, veramente incredibile. No, era incredibile come lui avesse intignato nell'interesse proprio della sua produzione industriale. Certo. Allora, sì, perché va detto, diciamolo, spieghiamolo. Mentre Tesla era per la corrente alternata che aveva inventato e che sapeva quanto era possibile riuscire a distribuire anche nelle lunghe distanze senza dispersione di energia, con soprattutto senza dispersione in calore, viceversa, con la corrente continua si creano questi problemi. E quello invece Edison si è intignato e per una decina d'anni sono andati avanti con questa... ci ha fatto morire anche parecchia gente sulla sedia elettrica, oltretutto. Vabbè, allora ritorniamo al discorso. Noi facciamo, come ho già detto quando ho feci quel discorsetto sull'industria farmaceutica all'AVA, come ho già detto, quello a noi ci interessa maggiormente non è la menzogna o la falsità in se stessa, ma il giro d'affari che questa menzogna provoca. Esatto, l'autore non è menzognero, diciamolo chiaramente. Edison era onestamente un tycoon, era uno che faceva i suoi interessi, ma lo faceva onestamente. Sosteneva. Cos'è un tycoon? Dillo per gli amici. Tycoon è. In finanza è uno che fa. È un uomo, dopo lo dirai tu. Tycoon è. Viene chiamato tycoon. Dice sì, tycoon che cosa? Aspetta, venne chiamato tycoon Berlusca. Beh, e oggi chiamano tycoon Trump. Ecco, allora questi due, che sono due avventurieri, cioè nel termine arrampicatori avventurieri, che poi non è vero, affaristi all'ultimo sangue. Sì, ma affaristi, certo, ma insomma all'ultimo sangue fino a un certo punto, perché tra i due, tra la lesbica clitoridiana, esattamente là dove clitoride, diceva quello, e il taiko la ninfa, non a caso si chiama ninfa. Infatti noi diciamo infatti una ninfa è ninfomane, esattamente. Allora clitoridea, certamente, ninfomile. Diceva all'inclito e alla com'era la frase all'inclita, vabbè, non mi viene la frase, vabbè, non viene la frase all'inclita, al pubblico e all'inclita, all'inclita e al vabbè, il momento d'amnesia duplice, vabbè, capita. Allora è partita l'operazione a favore dei vaccini. Ora questa operazione coinvolge moltissime persone. Occorre fare un distinguo sui vaccini. Sì, no, no,
noi l'abbiamo già fatto, se la nostra gente, i nostri amici ci seguono, l'ho detto in maniera molto chiara nel video che si può vedere tranquillamente, nel discorso che ho fatto. Se non c'era stata l'antivaiolica, l'antivaiolosa, eravamo tutti morti come genere proprio. No, perché l'antidifterica, no? Certo. Mieteva, ad esempio, porto due esempi, il figlio di Carducci, l'unico figlio di Carducci, l'albero a cui tendevi la pargoletta mano. il biondo melograno da bei vermigli fior. Bella, una cosa di questa. Una delle nel più belle. Nel muto. Una delle più belle. Cosa solingo? Vabbè, lo diremo un'altra volta. Allora, una delle più belle. Sì, sì. Allora, tu fior della mia vita. Dell'inutile accordo, sono cose del genere. Vabbè, allora, l'operazione globale cerca di coinvolgere anche persone in questo. L'inclina il profano. Esatto, perfetto. Ecco. Allora, bravo. Cercano di coinvolgere tutte le persone possibili, immaginabili e li mettono nell'ambito, ad esempio, sfruttano una certa situazione. Questo è il caso, ad esempio, di un articolo che contiene anche la pubblicità. E che forse è praticamente grazie a questa che passa la pubblicità, che generalmente non potrebbe passare, di un noto immunologo. Allora, l'immunologo molto noto era il professor Fernando Aiuti, io mi ricordo bene, lui adesso ha 81 anni, 81 anni e mezzo. Allora, che cosa non può dire, cosa può dire un immunologo? Dice l'importanza per la salute del sistema immunitario. Il sistema immunitario è importantissimo per la salute. Tant'è vero che chi fa la terapia anticancro, detta chemioterapia, la prima cosa che succede è che distrugge il sistema immunitario. Allora, vedete bene che queste sono le cose importanti. Laddove, ricordiamolo sempre, la terapia di Bella ed altre terapie alternative, ne parleremo ancora perché l'operazione, anche questa, è molto pesante, è in corso un'operazione molto pesante tendente a spaventare le persone che vogliono utilizzare terapie non convenzionali. Allora, il sistema immunitario è tanto importante che appunto la chemioterapia lo distrugge immediatamente. È il primo bersaglio della chemioterapia. Ma qui in questo caso la faccenda è un'altra, perché è chiaro che, ed è giusto, che il professor Fernando Aiuti difenda, ma in termini generici, le vaccinazioni. Quello che cui invece loro signori tendono è appunto quello di indurre le persone a fare delle vaccinazioni assolutamente inutili e molto spesso dannose. Da come risulta dai dati statistici delle persone che hanno fatto vaccinazioni, soprattutto di quelle inventate di sana pianta contro malattie incredibili mai esistite, e potenziate appunto con un ben congegnato sistema di allarmismo tramite media, e altre vaccinazioni che poi si riscontrano non essere efficaci, come certe vaccinazioni antinfluenzali che per funzionare dovrebbero veramente contenere l'antigene dell'avveniente influenza, e spesso e volentieri non è vero, perché contengono altre cose. Allora io leggo semplicemente questo, l'allarme. Dice: ma Ferdinando Aiuti lancia anche un altro allarme. Secondo lo specialista, infatti, in Italia manca la cultura della vaccinazione. Ne sono perfettamente convinto. Ciò significa che nel nostro paese questo sistema di prevenzione e di tutela della nostra salute viene utilizzato troppo poco. È causa di paure o di una scarsa, se non quasi assente, informazione in merito. Il medico fa l'esempio del vaccino contro lo pneumococco. Allora qui entriamo già in un altro settore, ma questo articolo non è tendente a proporre e a reclamizzare il vaccino contro lo pneumococco, è tendente a
valorizzare tutti i vaccini, e noi sappiamo che l'industria farmaceutica trae grosso vantaggio dai vaccini, tant'è vero che investe cifre astronomiche nel creare situazioni di allarme, perché condizionati da questa situazione dell'arma attraverso i media, e poi i ministeri di ogni paese acquistano ingenti stock. Esattamente, ingenti quantità di vaccini che poi vengono buttati via. Laddove, come l'H1IV, certo. Quella certo. Vaccinazione per l'aviaria, certo. 24 milioni di dosi. Esattamente, 24 buttate, milioni, buttate via. Io l'avrei fatte ingollare, fatte bere al responsabile, all'amministratore delegato della ditta che l'ha prodotto, e che sono stati giustamente buttati via. Ecco, quello che a noi interessa è proprio questo. Anche perché non era neanche una malattia. Oltretutto. Allora voi capite bene che le cose stanno a questo livello, e poi c'è chi ride a certi tipi di vaccini che sono legati invece alla medicina naturale e tutto il resto, e che invece sono validissimi. Quello che a noi interessava di dire era proprio questo. Attenzione, che la mistificazione parte sempre da fattori concreti. Ad esempio, sono morte due persone tempo fa perché si rifiutavano di fare la chemio. Morte due persone, ma scusate, ne muoiono 80.000 all'anno facendo la chemio. Ma i dati della ricerca scientifica dimostrano in maniera inoppugnabile. Qualcuno muore immediatamente, qualcuno ha una latenza di una 5 anni, di 8 anni. Chi fa la chemio, in riferimento a chi non la fa, muore prima. Questi sono dati concreti, queste sono pubblicazioni che non vi verranno mai dette. Per ritornare alla questione dei vaccini, ricordo ancora molto bene una decina, una quindicina d'anni fa, quando il professor Aiuti era in TV, non so per quale ragione e in quale programma, gli fu chiesto per quale ragione, guardate che questa risposta è importantissima perché è vera, per quale ragione tante persone che fanno i vaccini e poi proprio in quei giorni lì, no? Se beccano le peggio malattie. E lui giustamente ha risposto perché il vaccino, no, va a concentrare la risposta di un solo settore, per cui il sistema immunitario risponde a quello e non risponde alle altre. Quindi in quei 10-15 giorni in cui tu fai una vaccinazione, sei veramente esposto. E voi immaginate quando fai una triplice, una quadruce vaccinazione, dove il sistema immunitario si deve già dividere... Debilita in maniera assoluta. Ma il sistema immunitario si deve ovviamente scaraventare a difendere, immaginate una cittadella assediata dove gli attacchi vengono da 3 o 4 parti e questi si devono difendere qua e là. Capito? Queste sono le faccende. Io ricordo benissimo che lui rispose così. C'è una situazione di peggioramento. Allora, se il sistema immunitario, se la vaccinazione è obiettivamente necessaria, allora tutti riportano il caso di Jenner che si chiamasse, il noto medico inglese che vaccinò, si dice, per la prima volta il proprio figlio con pustole di vacina, di vacche, tanto da cui il nome vaccino. E per quanto riguardava il vaiolo, ricordo che questa tecnica, che è una tecnica puramente omeopatica, ricordiamocelo bene, e poi troppe cose potrei raccontare, questa tecnica era già presente, lui l'ha fatto, non perché l'ha inventata, aveva anche lui stesso notato che... Ma non era quel francese, scusa, che aveva inventato? L'antivaiolo è il genere. Jenner? No, era il francese, miseria, non mi riesco a ricordare. Ma non era, ti dico io, Jenner. Il vaccino, per la prima volta. Pasteur. Tu parli di Pasteur, che è quello che ha, è come dire, per studiato. Individuato. No, sì, avrà individuato, ma è quello che l'ha studiato. È Jenner il primo che ha vaccinato il proprio figlio con le pustole delle vacche infette da vaiolo, che è un vaiolo delle vacche è molto più blando. Ma questa pratica non veniva
da lui, non è che l'avesse inventata lui, veniva dalla comunicazione fatta dall'ambasciatrice inglese in Persia, laddove lei vedeva che da secoli in Persia praticavano questo trattamento. Dico queste cose per dire come anche la cultura vaccinale affonda in una concezione che è di tipo omeopatico, chiaro, perché il simile aiuta il simile, l'organismo si rinforza proprio perché è stimolato a rinforzarsi. Però ripeto, il sistema immunitario è qualcosa che va preso con le pinze, per cui vatti a vaccinare, io mi vaccino con quello cazzo mi pare, escludendo quelle tre o quattro vaccinazioni che io ritengo, anche efficaci, se dichiarate inutili, perché hanno cominciato a dire che non c'è più il vaiolo, quindi non vacciniamo più. Lo dicono loro. La malattia non si eradica mai, perché è natura. Chi ha una visione unitaria della natura, come l'abbiamo noi, non può concepire l'eradicazione di una malattia, che poi non è una malattia. Se è una mutazione, molecolare. Se la malattia coinvolge, nell'ottica immunologia, e coinvolge tutto l'organismo vivente, è una malattia dell'organismo vivente, provocato probabilmente agente esterno. Ma l'agente esterno, se è un agente vitale, cioè vita, non morirà mai, perché la vita è sempre esistente. Quindi il concetto di eradicazione è una fesseria. Infatti, è una fesseria scientista, oltretutto. Infatti, ultimamente si sono verificati dei casi di encefalopatia, di encefalite. Ma è chiaro. Che dicevano che era eradicata, invece hanno cominciato 3-4 casi qualche anno fa, e in incremento. Sì, adesso a tutt'oggi continuano a dire sì, ma solo in Etiopia. In Italia. Detto una cosa ancora, che il vaiolo... Ad esempio, un minuto che ti interrompo, perché se no me lo dimentico. Ricordiamoci che in Italia c'è anche un leprosario. E qui c'erano 2-3 fino a poco tempo fa, mi pare che adesso sia uno solo, mi pare. Quindi anche la lebbra ancora c'è. O in Calabria o in Sicilia, quindi se la lebbra ancora c'è. In qualche rarissimo caso, però. Ma volevo dire che noi chiamiamo vaiolo, ma quello che noi chiamiamo voi vaiolo, nel Medioevo si chiamava peste. Era una delle varie tipologie in cui si manifestava la cosiddetta peste. Certo. Quindi non è detto che la peste del 1348 non fosse invece un'epidemia di vaiolo. Ma ricordiamoci che con la peste del 1348-1350 morirono su 50 milioni di ebrei. Sì, di ebrei, di europei. Di europei, magari forse. Un lapis. Non erano tanti. Un non lapis. Erano, sì, non erano così tanti. Era un lapis, sì, questo. Sì, era una desiderata. C'è una desiderata molto palestinese. Molto palestinese. Chiedo scusa. E quindi in quell'epoca, in quel frangente, in Europa su 50 milioni di abitanti ci furono più o meno circa 25 milioni di morti. Di decessi. Di decessi. Tanto che le città si svuotarono, tipo per esempio la storia di Boccaccio, no? E di tanti altri nuovi. Con la ricreazione di nuove famiglie, di nuove dinastie, rinnovamento culturale, sociale, sì, epocale, sotto qualunque, certo, ma soprattutto politico italiano. Dopo il 1350 è stata la rivoluzione politica che poi abbiamo chiamato Rinascimento. Esattamente. Oltre alle sue altre manifestazioni, ma in primis nuove classi dirigenti, certo, perché si sono ritrovati la gente all'epoca pensava: è morto mio zio, mi ha lasciato in eredità il suo lanificio e sono diventato ricco. Invece no, dopo, a seguito, nonostante uno pensa c'è un'economia di X valore, muoie la metà dei aventi diritto, quelli che rimangono hanno il doppio del valore. E invece manco per niente, perché negli anni successivi ci fu una crisi monetaria, finanziaria, economica spaventosa, perché erano morte le competenze, erano morti i mestieri, erano morti gli artigiani, erano morti gli scienziati, i ricercatori. Erano anche morti gli acquirenti. E anche gli acquirenti. Quindi il mercato si era ridotto enormemente, quindi anche se uno aveva la capacità di fare qualche cosa, mentre prima avevi due compratori, dopo ne avevi uno solo. E quindi
quello che uno pensa che sia un bene in realtà poi si ritorce, e quindi ecco, era un'altra delle, certo, degli insegnamenti, no, che dovrebbe, certo, uno dovrebbe tener conto. Ecco, ecco quello che a noi, per concludere questo capitolo sulle vaccinazioni, quello che a noi interessa non è che noi siamo contro le vaccinazioni. Noi vogliamo far vedere il giro d'affari che c'è sempre dietro a qualsiasi asserzione di questo tipo. Ciò vale per le vaccinazioni, ma vale anche e soprattutto per la chemioterapia. Faremo vedere quanto stanno battendo adesso i media per chi rifiuta di fare la chemio, e ricordiamoci che in Italia c'è una percentuale di pazienti che muore ogni anno che veramente nessuno le dice mai, ma quando tu la vai a vedere e dice: ma è possibile che ci siano tutti questi morti? Sì, ci sono tutti questi morti, e vedi caso la loro vita, la loro morte si avvicina molto con l'inizio della prima chemio. E ricordiamoci che, come ho detto più di una volta, le terapie alternative a quelle cosiddette ufficiali della chemio vanno prese prima della chemio. Come diceva sempre il professor Di Bella, se tu vai a fare una terapia Di Bella, uno che ha già fatto la chemio, è molto difficile che possa attecchire la terapia, perché quando già hai il sistema... Il corpo è debilitato. No, è il sistema immunitario che... È un'immunodeficienza assoluta. E la ipofisi surrene che viene colpita pesantemente non può essere più risuscitata. Quando il surrene muore non lo risuscita più nessuno, è chiaro? È come... Parli delle ghiandole surrenali? Parlo del surrene, delle ghiandole surrenali. Come quella... c'era una... lo voglio far vedere perché è un esempio piuttosto interessante, mi pare che sia qua. Intervista Obama: l'austerità blocca la crescita europea, e altre cose del genere. E questa è una dichiarazione molto importante. Allora, la logica qual è? È la logica dell'imbecille. Io te metto le tasse, ecco, qui abbiamo anche quest'altro. Ma quella, forse no, questo non è chiaro. Obama l'ha detto perché c'è in atto una lotta fra i neocons e il potere, vabbè, ma in ogni caso, che controlla l'Europa. La frase ha un valore in se stessa, in ogni caso. Certo. Tasse l'Italia alla fame, eccola qui, dopo leggeremo un articoletto in merito, e dove si vede questo disegno di uno che va a pigliare i soldi a un poveraccio che si sta tagliando un tozzo di pane. E il meccanismo è lo stesso. Allora, non c'è più dove attingere, vai a tassare dove è più possibile. È lo stesso meccanismo di quello che, avendo distrutto le capacità autodifensive di un organismo già colpito, ma che non del tutto, con la chemio, per curarlo gli aumenta la dose della chemio. È la stessa cosa, capito? È quello che volevo. E poi Obama, giustamente, c'è l'austerità, blocca la crescita europea. Ma se è così, ma c'era bisogno che lo dicesse lui, scusate. Lui da quanto tempo è che lo dice? Allora, detto questo, voglio farvi vedere questo qui, questo dépliant, che è molto interessante, dell'ex magistrato Paolo Maddalena, e vi voglio leggere uno dei capitoletti. Copiati da noi, ovviamente. Copiati da noi. Non lo diciamo magari, se no non è vero. Allora, e sono considerazioni che noi abbiamo documentato, perché noi abbiamo partecipato a certi meeting e si trova tutto su Alba Mediterranea online, quindi quello che abbiamo detto è segnato e parecchio tempo fa. Comunque, l'adeguamento della Costituzione alla volontà della finanza. Mi sembra che questo sia il capitoletto più interessante. Qui non si tratta di adeguare la Costituzione formale, cioè la nostra Costituzione repubblicana, ad una Costituzione materiale che si sarebbe già affermata. Qui si tratta di piegare la Costituzione vigente alla volontà prepotente della finanza, che agisce nell'oscurità e ottiene l'asservimento proditorio della politica e vuole imporre dal di fuori una nuova Costituzione. È quello che abbiamo detto, sostenuto molto fuori e da dentro. Esattamente. La Costituzione materiale, cioè è la scritta in se stessa, quello che è stato scritto, materiale, infatti presuppone che la generalità dei cittadini abbia espresso con i suoi comportamenti una nuova opinio iuris ac necessitatis. Cioè,
opinione giuridica che è supportata dalla necessità. Quello che questi falsari e assassini di popoli che corrispondono a questa Corte dei Miracoli, ad esempio, Corte dei Miracoli, cioè la Corte dei Miracoli, voi era lo sapete, già una cosa molto sciancati, zoppi, quelli che chiedevano la carità, quelli che derubavano la gente, eccetera. La Corte dei Miracoli di Parigi, diciamo, sì, prevalentemente. Sì, vabbè, di Parigi, insomma, la Cour des Miracles, vabbè. Oppure Les Enfants du Paradis. Allora, giusto, allora bello. Questa Corte dei Miracoli, più aulico, l'attuale governo ha inventato che bisogna adeguare la Costituzione al vero sentire del popolo italiano. Non è vero. Il vero sentire del popolo italiano, escludendo quella massa di teste di minchia con i quali abbiamo tutti i giorni a che fare, no, ci sono anche moltissimi che propendono anche per scrivere sì, capito? Cioè, firmando con ciò la loro condanna a morte. Speriamo che muoiano loro, però, in ogni caso. E loro dicono che bisogna cambiare. Invece non è vero. Il cambiamento della Costituzione è voluto dalla finanza internazionale, che vuole distruggere quel poco ancora che di libertà e di accesso al potere del popolo, esatto, dell'elettore, appunto, che è rimasto in questa Costituzione. Cosa che noi abbiamo denunciato già un bel po' di anni esattamente. Fa. Esattamente. La Costituzione materiale infatti presuppone che la generalità dei cittadini abbia espresso con i suoi comportamenti una nuova opinio iuris ac necessitatis, un nuovo modo di regolamentare le cose e i rapporti tra cioè, i cittadini. Cioè rendere lecito quello che non è lecito, attraverso e la legislazione. Poi vediamo che cosa hanno fatto questi delinquenti, e lo leggiamo qui da un articolo di De Iorio. Ma quale cittadino ha mai condiviso questo sistema che ha portato a una disoccupazione insopportabile, alla chiusura delle grandi reti di distribuzione, alla privatizzazione delle banche pubbliche e delle industrie pubbliche, alla chiusura delle industrie private e dei numerosi capannoni disseminati in tutta Italia, alla svendita delle isole, delle montagne, dei migliori tratti di costa, dei monumenti artistici e storici di valore inestimabile, alla svendita dell'intero territorio, demani compresi, e quindi alla recessione e a una miseria senza nessuna possibilità di ripresa? Si badi bene che questo nuovo sistema economico e sociale, nel quale è già caduta irrimediabilmente la Grecia, della quale nessuno più parla, è stato subdolamente attuato con leggi del nostro Stato, approvate da politici asserviti alla finanza. Perfettamente idioti. Sì. No, ce ne sono anche di perfettamente idioti. No, sono solo i delinquenti. Questo. No, dopo... Idioti irrecuperabili, che proprio sì. Dici vota così e quello vota. Ah, sì. Insomma, ecco. Facendo credere che si trattasse di norme di settore, ma che invece erano attuazioni di preciso e studiato sistema che ci ha portato tutti alla rovina. Mi pare che questo sia molto bello e come pandant ci leggiamo un'ultima cosa che è qui un bel articolo dell'ex deputato, personaggio da sempre legato alla vecchia Democrazia Cristiana e che è veramente molto interessante. Un delitto contro la giustizia di Filippo De Iorio. Questo c'è anche una scritta di chi è stato, così lo ricordiamo. Presidente della Consulta dei Pensionati e dei Pensionati Uniti. Ovviamente il delitto contro la giustizia è veramente un articolo molto lungo, io leggo il punto essenziale. Questi si sono creati un sistema di immunità per le loro porcate. Ma quello e leggiamo... che vogliono fare adesso con la modifica dell'articolo del titolo quinto è il completamento, per cui il cittadino elettore viene completamente estromesso dalla possibilità della gestione periferica dello Stato, non della gestione dello Stato, perché giustamente a gestire lo Stato dovrebbero esserci menti elette, certo. Elette nel doppio senso, sì, no, elette solo, elette di cervello. Poi
E invece, l'elezione dovrebbe venire spontaneamente. E invece qui ci stanno estromettendo dalle possibilità elettorali, come noi abbiamo denunciato già 3 anni fa, esatto, al TAR del Lazio, quando furono create le città metropolitane, e che rimase lettera morta, la cosa per cui abbiamo dovuto denunciare il presidente del TAR del Lazio, il presidente della sezione che avrebbe dovuto indire il procedimento e che invece ce l'ha sottratto, inizialmente concesso e poi sottratto, e poi abbiamo fatto la denuncia anche contro la Corte dei Conti, ma in quel filone di procedimento abbiamo aperto noi, anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati e la... dove siamo andati a portare direttamente il Consiglio Superiore della Magistratura, dove sì, ci hanno detto di tutto e di più all'interno, i funzionari che lavoravano, non certo, magistrati, ci hanno raccontato delle porcate assolute che questi signori fanno, l'Associazione Nazionale Magistrati, ricordiamolo bene. Ecco, in questo momento uno dei cardini dell'accesso e della conquista dall'interno dello Stato è la magistratura. La magistratura per la maggior parte collusa col sistema di invasione estera finanziaria che ci sta assorbendo e ci sta disintegrando lo Stato sociale. Allora, leggiamo le immunità che si sono creati. Scrive l'avvocato Filippo De Iorio. Fatto è che il 2 aprile, infatti, è entrata in vigore una norma, il decreto legislativo numero 28 del 2015, che interviene su una vasta gamma di illeciti penali, dai reati ambientali alle violazioni fiscali, in forza della quale tutti i reati punibili fino a 5 anni possono essere commutati in ammenda, ma nemmeno possono essere perdonati se si tratta di reati lievi. Sì, oppure sanzionati con ammenda. A giudizio insindacabile del giudice, il quale ovviamente aiuterà i propri amici. Esatto. È corrotto. Mentre all'altro gli fa fare la fine del Pinocchio. Certo, perché è bello, no? Quant'è che la storia d'Italia viene raccontata? Da Pinocchio. Pinocchio, cioè, Pinocchio viene derubato e poi i carabinieri mettono in galera lui. No? dal gatto e la volpe. Guarda che è una cosa. Io il gatto e la volpe sono due facce, sai che mi ricordano? Mi ricordano Boschi e quello Matteo. Matteo Renzi. E il decretino. No, bisogna sempre ricordarci di fare una menzione importante, e cioè che il signor Matteo Renzi è stato condannato per essere incapace di intendere di volere. Non è stato condannato. No, è stato però dichiarato in sentenza che lui non era possibile condannarlo perché è incapace di intendere di volere. Quindi noi abbiamo al potere come primo ministro un infamone che è incapace di intendere di volere, scritto su sentenza. Certo, quindi non gli puoi più fare niente, è incapace di intendere di volere. Lo possiamo dire tutte le volte, quindi possiamo dirlo in eterno, è un coglione incapace di intendere di volere. Noi diciamo anche testa di cazzo. Allora, il decreto legislativo numero 28215 che interviene su una vasta gamma di illeciti penali, dai reati ambientali alle violazioni fiscali, in forza della quale tutti i reati punibili fino a 5 anni possono essere perdonati se si tratta di reati lievi. Sono lievi o sono reati? Sono una carezza al culo o sono danni che si creano ad altri? Un reato è un reato, mancanza è una mancanza. Loro non è che hanno depenalizzato il reato. Loro hanno detto il giudice può perdonare, e ciò a giudizio di un pubblico ministero il cui avviso dovrà essere confortato dal giudice delle indagini preliminari. Ora, il punto è questo: la legge depenalizza quasi tutti i reati previsti dal codice penale vigente. Quasi tutti i reati, perché è chiaro che se si escludi l'omicidio, se escludi la strage... 151 articoli. Se escludi la strage, tutti gli altri sono reati minori, so, uno sputo in un occhio, un'incuratura di un prete. Tra l'altro mi dicevano che è altissima la percentuale oggi di preti omosessuali, e da qui noi dobbiamo dedurre che
queste campagne a favore dell'omosessualità sono legate anche alla cricca omosessuale insediata nel Vaticano. Il Vaticano conta molto più di quanto non si creda. E se certe cose passano... È quello che conta di più sempre. Allora, sono compresi nella lista anche reati gravissimi come l'abuso d'ufficio. Perché solo si sono tolti l'abuso d'ufficio? Il reato... come disse quel maggiore o colonnello della Guardia di Finanza, no? Di fronte alla nostra denuncia contro quei delinquenti. Siccome erano anche loro incapaci di intendere di volere... Non erano d'Italia. Non avevano contezza e quindi in quanto... Di essere delle teste dei cazzi. No, del reato, quindi non avevano cognizione del reato, per cui... andava tutto a puttane. Cioè, allora, uno, noi abbiamo denunciato il Presidente della Repubblica, i ministri e tutti quanti, diciamo, il vertice del parlamentare italiano in tutte le varie salse di quella serie di 17 querele, una presso all'altra, in cui denunciavamo tutta una serie di reati. E adesso tu ne hai già preparate altre due nei confronti della RAI, molto interessanti. La par condicio, fino a che c'è, è vero che non sanziona nessuno, perché noi abbiamo vinto due volte, abbiamo fatto condannare la RAI a 100.000 euro di multa e Mediaset a 100.000 euro di multa nel 2013, eppure nonostante quello il giudice ci ha detto sì, avete ragione, abbiamo fatto condannare quelli che hanno fatto il reato, però siccome non c'è pena, va attaccato al cazzo. Come prima. No, ha detto fatela! Una querela civile o penale e vedete che cosa ne esce. Sì, fra 10 anni, 12 anni, no? 15 anni. Quindi questo... coi costi che ci hanno adesso, perché hanno messo. Tu, se hai avuto un'ingiustizia, caro amico, e vuoi fare una querela, paghi come minimo 500 euro. Come 500 non una querela, euro... una denuncia civile, un procedimento aprire un procedimento civile. Aprire, no, un procedimento civile di qualsiasi tipo. Sono come minimo 500, poi per procedimento amministrativo 700 procedimento amministrativo 700 e senza sapere le conclusioni. Tu paghi, magari hai perfettamente ragione, ti fanno perdere e ti fanno pure pagare le spese. Vabbè, proseguiamo. Allora, attenzione, perché questo è quello che loro volevano e se lo sono fatto, si sono derubricati. Allora noi, però, qualora andassimo al potere, questi reati la pena la centuplichiamo. Voglio vedere chi la vince. Facci andare al potere e vedi se un unico motivo di condanna. Esatto, un unico motivo. Cent'anni di galera, lavori forzati. Siberia, viva Dio, quando schiavitù legalizzata, Riintroduciamo la schiavitù per quando questo tipo di reati. Quando diventeremo alleati della Russia, li manderemo tutti veramente in Siberia, una volta tanto lavoreranno. Allora, l'abuso d'ufficio, l'interesse privato in atti d'ufficio, il peculato mediante profitto dell'errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, la corruzione per l'esercizio della funzione, l'indebita percezione di erogazioni statali, la violenza e la minaccia ad un pubblico ufficiale, l'interruzione di un servizio pubblico, l'usurpazione di funzioni pubbliche, l'abusivo esercizio di una professione. Sai che significa l'abusivo esercizio della professione? Che ti arriva uno di quei tanti figli di puttana, no? Che si vestono da medici e non lo sono, ti prescrivono che cosa? La chemioterapia. Perché questi qui... È la chemio che prescrivono, perché beccano i soldi dall'industria. È facile. Allora, non che prescrivono strane cure, no, prescrivono la chemio, perché per essere credibile, è più facile. Uno che è un falsario, per essere credibile, può mettersi a prescrivere strane terapie? No, lo riconoscono subito, no? Allora per forza deve prescrivere la chemio. È troppo bella questa, no? Ma quante ne conosciamo, no? Io ci ho vissuto tutta un'esistenza lavorativa, cari signori. Ecco. L'usurpazione di funzioni pubbliche, l'abusivo esercizio di una professione, la simulazione di reato, il falso giuramento di una parte escussa come testimone. Oh, ma che cazzo, se tu chiami un testimone e quel testimone ti fa
un falso giuramento ed è lecito per lui fare il falso giuramento. E qui noi, questo qui è chiaro, è stata dettata dai loro padroni mafiosi, è chiaro che questo qui è la mafia. Non che, puoi più attaccare un delinquente istituzionale. Quando, esatto, quando tu governi appunto della Corte dei Miracoli. Ma già adesso il fatto stesso che noi abbiamo fatto centinaia di querele, non qualcuna, centinaia di querele, una diversa dall'altra, da 7-8 anni o quasi 10 anni a questa parte, e non c'è un solo procedimento in corso a questo certo. momento, la dice lunga sulla capacità di volontà di eseguire l'obbligo dell'articolo 112 sì. impone al pubblico ministero l'azione penale, lo impone, non è un'opinione. Ma perché è logico che venga imposto. Allora che cazzo di azione penale? Se esiste il reato, il magistrato deve contrastare il reato. O tu mi denunci per falsa comunicazione al magistrato, esatto. e allora mi fai un culo tanto così, e giustamente, perché se è falso io non posso. Ma no, ma tu puoi farlo anche da falso, perché tanto te la passi lisci anche su questo. Ma questo dice, ma dico. Fa la falsa testimonianza, ma è la cosa più importante, no? Allora arriva uno, lo sì, mi ricordo lo che quello si inculava i bambini, poi non è vero, noi conosciamo un prete che era stato un grande prete, che siccome si era messo contro il potere e contro gli interessi economici di certi costruttori, hanno avuto il coraggio di accusarlo di pedofilia, lui che non l'è mai stato, e noi lo sappiamo molto bene, si chiamava perché rompeva le scatole ai grandi immobiliaristi, e si è trovato appunto un pretonzolo, che è uno di quelli che questo pretonzolo, diciamo come stanno le cose, perché la Chiesa è maestra di queste cose, questo pretonzolo è come quegli assassini che vanno in giro per le carceri e vengono trasferiti di volta in volta, lo sanno tutti, a cominciare da quelli che stanno in galera, certo. dei carcerati, lo sanno tutti i secondini, i terzini, i quartini, lo sanno il direttore. I quartini stanno, sì. ci riferirebbero. Il direttore del carcere, tutti quanti, i quali si fanno la loro bella vita. Io ricordo un libro, di cui adesso non ricordo più il titolo, se no lo direi, dove appunto uno di questi, un uomo normale, un politico, è stato carcerato per un certo periodo in un'enorme stanzione, erano tutti lì perché non c'era più posto, in un'enorme stanzione in un carcere di Bologna. E lì a un certo punto arrivò un certo personaggio e tutti... No, tutto... Perché questo qui era un killer professionista, che girava per i carceri. Allora questo qua gli portavano tutti i secondini ossequienti, no? Perché ti immagini. Poi dopo ha ucciso due ergastolani. Sì. Che serviva di non farli parlare ai processi. No, esattamente. Tutti lo sapevano. Poi se trovo il titolo del libro, sono bellissimo. Ed era sigarette, sigari, pasti luculiani, vino. Spumante, tutto io portavo, i secondini. A fare il killer ci si guadagna. Come no? Il falso giuramento di una parte escursa come testimone, le false informazioni al pubblico ministero, la frode processuale, eccetera. Tu cuoche brute figli mi, però no. Sì, no, non gli ha prodotto killer. Brute, no. brutte. Questo tuttavia è soltanto l'inizio, perché si scoprono, scorrendo l'elenco dei delitti, che il magistrato procedente potrà archiviare. È quello che fanno con le nostre denunce. Anche altre ipotesi di reato, non meno gravi e preoccupanti, che possono essere oggetto di perdono, quale la spendita e l'introduzione nello Stato di moneta falsificata. Più di questo che vuoi. Più chiaro di questo. Ma infatti loro noi li abbiamo denunciati sì. quante volte per questi anni? Riconoscono loro stessi che sono dei falsari. Certo. Questo governo è un falsario, perché accetta moneta falsa, la moneta falsa è l'euro, certo. è moneta falsa in tutti i sensi ed è oltretutto pagata con le tasse. A fronte di niente, emissione a fronte di niente. Esattamente. Con addebito al titolo di facciata. Certamente. Quindi. Certo. Più di così. Cioè, gli costano 0,005 euro, 3 euro
a biglietto e ce lo fanno pagare 100 euro, 50, 200, 200, 300, 500. La falsità ideologica in atto pubblico, la falsità in scrittura privata, eccetera. E poi per passare ai delitti contro la persona possono essere archivate percosse, lesioni personali colpose. Io non vedo l'ora. Non vedo l'ora, lì andiamo lì con una bella mazza da golf. Da golf o da baseball? Sì, esattamente. Boom, finché non si rompe. Esattamente. Ma non lui. Di quelle metalliche. La mazza da baseball, di quelle metalliche. L'abbandono di persone minori o incapaci. L'iron. Sì. O incapaci, l'omissione di soccorso, l'ingiuria, la diffamazione. A questo punto chiudo perché è molto più lungo. E qui si vede chiaramente che loro l'intenzionalità. Si sono auto creati una cosa. Però anche no, aspetta, i senatori, questi nuovi, saranno tutti immuni. Sì, è per forza. Facciamo la vaccinazione allora. Una bella siringata come sì, 3 sì. litri di cosa? Di olio di ricino? Sì, sì, una sì. siringata di olio di ricino. Esattamente, al culo, al culo. Sì. Per bocca gli mandiamo un'altra cosa. Allora, qui c'è il commento all'ultima fatica di Sergio Romano, che credo i nostri amici lo conoscono perfettamente. Allora, siccome Sergio Romano ha scritto qualcosa che coincide con ciò che noi diciamo da molto tempo, vi voglio leggere una piccola parte di questo resoconto e sicuramente consigliandovi anche il libro. Vale la pena di comprarlo questo libro, tra i tanti libri anche che sono Sergio Romano è un geopoliticante sì, valido. Sì, ma veramente devo dire, anche se qualche volta è una delle persone che sa quello che scrive. Ah sì, ma qualche volta però scrive delle cose che gli piace non sapere. Cioè lui le sa, ma non scrive esattamente quello esatto, che lui sa. Comunque quello che scrive lo sa. Sì. Allora, Sergio Romano, editorialista di punta del Corriere della Sera, docente universitario alla Bocconi, non credo che sia la Bocconi, dovrebbe essere alla Università di Giornalismo statale. Sempre di Milano. Alla statale? Sì, quello di giornalismo, non vorrei dire. Storico. Non mi sembra un bocconiano. No, non credo che sia, a meno che non sia passato alla Bocconi in questi ultimi tempi. Sapevo che stava all'Università di Giornalismo. Della Cattolica, mi pare che ci sia la facoltà di giornalismo, pare che sia l'Università Cattolica di Milano. So perché a un certo punto Sacro Cuore. Sono andato proprio lì per una regione specifica, era proprio la facoltà di giornalismo, davano un premio a persona che io conoscevo, il primo è stato dato proprio sulla biografia di mio zio, e c'era anche Sergio Romano, quindi probabilmente. Ma comunque, storico, saggista e con una lunga carriera di diplomatico alle spalle, recentemente ha scritto un interessante saggio per la collana Le Spade della casa editrice Longanesi, dal titolo provocatorio Il declino dell'impero americano. Ricordiamoci che il personaggio è stato d'accordo. Ambasciatore a Mosca quando era abbastanza dura, sì, quindi ricordo, insomma ricordo. È uno che insomma, le cose le sa per esperienza personale. Nel 2003 con un altro suo libro l'autore affermava che nella nuova fase politica internazionale iniziata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 gli Stati Uniti, unica superpotenza mondiale rimasta, avevano agito con arroganza anche in virtù dell'assenza e debolezza europea. Attenzione. Poco più di 10 anni dopo, in un contesto di profonda depressione economica a livello globale, la domanda di fondo che lo storico si pone è sempre la stessa. Cosa vuole fare l'Europa da grande? Se, a giudizio di Romano, il declino dell'America è evidente, non è altrettanto chiaro il modo con cui gli americani sapranno vivere questa fase della loro storia. Lo scontro in atto per la presidenza di questa strana repubblica, che è quella degli Stati Uniti... No, quella repubblica. La chiamano... Ma quella repubblica. È stata una oligarchia... Oligarchia finanziaria, sempre. Da sempre. A cominciare dal 1626 lo sbarco dei padri pellegrini non erano pellegrini che hanno dato praticamente un imprinting di carattere esoterico ai finanzieri. Ricordiamo bene che 32 presidenti americani in qualche modo sono collegati alla finanza internazionale, o essendo loro
banchieri, come sono stati banchieri fino a qualche anno fa i papi, fino a poco più di 100 anni fa. Beh, non è detto che non lo saranno ancora. No, fino a, i papi erano un'oligarchia che, diciamo, a secondo della ricchezza temporanea di quelle particolare frangente. Ma perché lo York famiglia, cos'è? Lo York che cos'è? Certo. Il papato che cos'è? Certo. Non è il banchiere dello York. Sì, ma lascia stare, però le famiglie nobili da cui provenivano i papi erano tutte collegate tra di loro, ovviamente facendosi lotta tra di loro. La stessa identica cosa che è successa a partire dal 1650 più o meno negli Stati Uniti, dove erano sbarcati le grandi famiglie finanziarie, esatto, inglesi in particolare, esatto, ma non solo, anche olandesi. O anche se non erano fisicamente loro, i soldi che si portavano dentro erano quelli, certo, che gli avevano dato, certo, gli altri. Certo. Quindi noi abbiamo avuto 32 presidenti di tutti quanti i presidenti americani che in qualche modo erano o banchieri loro stessi, o banchieri i loro zii, i loro nipoti, i loro antenati, comunque la famiglia, grandi benestanti con grandi capacità finanziarie e fra l'altro molto imparentati tra di loro in lotta tutte le varie esattamente, esatto, come è stato per il papato, certo. Quindi non è vero un cavolo di niente che la cosiddetta i cosiddetti Stati Uniti sono una federazione di stati liberi e democratici e repubblicani, non è vero un cazzo, è una repubblica, cosiddetta repubblica, uno stato, diciamo così, oligarchico in senso stretto. Lì se non ti chiami Clinton o Trump o Clinton semplicemente perché risulta essere figlio e illegittimo di Rockefeller, certo, perché certo, sennò Clinton è uno stronzo qualsiasi. Quindi questo per dire, insomma, che tutto quello che voi sapete, come diciamo spesso e quasi sempre, su tutto quello che c'è dello scibile umano, tranne una parte della scienza e manco tutta, è completamente falso, è completamente fuori da qualunque possibile fondamento reale. Allora, ho letto un articolo illuminante l'altro giorno, molto importante, che mi ha fatto aprire ulteriormente gli occhi in relazione a altre cose che so. In questo articolo si dice in maniera molto chiara che Benedetto XVI è il Papa. Allora ho fatto tutta una serie di riflessioni. La prima riflessione... Ma certo che è Papa. È lui il Papa vero. È lui il Papa vero, tanto è vero. E quell'altro dice sempre, dice chiamatemi il Vescovo di Roma. Romani, certo. Eroe stasera. E in tutta una serie di asserzioni si capisce perfettamente che il vero Papa è Benedetto XVI. Allora io mi ho fatto una serie di riflessioni e sono partito da due considerazioni che voglio passare ai nostri amici per l'ennesima volta, l'abbiamo detto più di una volta. Intanto c'è lo statuto dello Stato della Città del Vaticano che è stato redatto con firma di Wojtyla nel 2001. Sì, 2001-2002. Statuto che nessuno ha mai letto. Noi l'abbiamo denunciato più volte, quindi ce lo siamo studiato bene. Sì, che è stato pubblicato in una importantissima rivista di studi giuridici internazionali e che appunto stabilisce... Sovrano assoluto, esatto. Un sovrano assoluto non decade mai. Giuridicamente, secondo le leggi internazionali, non decade mai, finché è vivo è l'incarica. A meno che lui non ceda il suo potere in una cerimonia ufficiale, in una certo, proclamazione ufficiale, ma lo deve fare lui, non i suoi elettori. Certo, tant'è vero appunto che la situazione è di questo tipo. Siccome il potere è assoluto e il Papa risulta responsabile di tutti, assolutamente tutti gli atti, e siccome più o meno in questo periodo c'è stato un tentativo di commissariare lo Stato del Vaticano, perché il tentativo è stato un tentativo da ridere, un magistrato italiano per conto del diritto europeo ha iniziato le pratiche di commissariamento dello Stato della Città del Vaticano per le sue insolvenze, per le truffe economico-finanziarie che ha sempre portato avanti. Ricordiamoci che uno degli inventori dello IOR era il famoso Monsignor Cippico, il quale Monsignor Cippico ha passato una buona parte della sua esistenza nelle carceri italiane, quindi è cominciato subito così, no?
la benedizione, no, dell'attuale papato, l'attuale nel senso moderno, quello del Novecento, eccetera. Beh, era attorno al 1960, adesso sì. La data esatta no, non me la ricordo. Anche un po' prima quello di Cippico. 55, sì, mi ricordo che dicevano, vabbè, là. Cippico! È stato in galera, e un buon battesimo per il fondatore dello IOR. Battesimo del fuoco. Ora, tra l'altro, il Monsignor Cippico era strettamente in contatto con Papa Luciani. Quindi, sai, sono tutte cose che le metti, basta che tu conosci un po' i passaggi e vedi che le metti tutte assieme. Vedi, inquadri. I tasselli vanno a posto. Esattamente. Quindi la morte di Papa Luciani è chiaramente, come hanno capito un po' tutti, molto legata agli andamenti dello IOR. Ripeto, il Benedetto XVI è il Papa, resta lui il Papa, l'altro è un burattino di facciata e lo dice quando può dirlo e lo dichiara quando lo dichiara, semplicemente per la ragione per cui, l'abbiamo detto più di una volta, Equitalia ha chiuso, perché che in questa maniera non paga più i debiti, perché Equitalia ha più debiti che crediti. A questo punto nessuno può andare più a esigere a Equitalia quello che gli spetta, soprattutto i vincitori delle cause. Quelli che hanno vinto sono milioni, eh? Quelli che sono milioni ormai. Cause contro Equitalia, che devono avere i soldi. Non prenderanno una lira. Hai capito? Questa è la ragione per cui hanno chiuso Equitalia. Ne inventerò un altro con un altro nome, ma tanto sono sempre. No, sarà. Sì, praticamente è l'ufficio delle discussioni del Ministero, ma è sempre una SPA. Esattamente. Ricordiamocelo. Certamente. che non è una funzione dello Stato, è una concessionaria. Sarà anche quella una concessionaria. Certamente. Ovviamente. Basta non pagare, cari amici, non pagate, non solo, ma prendete a bastonate il primo che arriva. Che tanto siete cagionati, non andate nemmeno in galera. Vabbè, quindi il io personalmente l'ultimo che è venuto a casa mia l'ho fatto scappare con la strizza al culo. Quello consigliano, sai come consigliano? Non è più venuto nessuno, eh? Sì, il famoso angelo vendicatore, che cosa consigliò agli ebrei? E non me lo ricordo. Oh, cazzo. E non me lo ricordo. E gli ebrei consigliò di fare una croce sulla casa prima che arrivava, perché arrivava la notte col sangue di agnello, sì, col sangue di agnello. Sì, la croce. Allora, era noi mettiamo una croce col sangue, magari sangue di toro, però col punto di toro, per cui l'esattore delle tasse capisce bene che non è il caso, non è il caso di andare, di entrare e di suonare. Proseguo in questa lettura. La parabola del declino statunitense sarà tanto meno rischiosa, attenzione, lo dice Sergio Romano, quanto più sarà accompagnata dalle scelte ragionevoli di Cina, Russia, Brasile e Iran. Allora, perché? Sono perché devono essere ragionevoli? Vabbè, la ragionevolezza la chiedono a loro, la ragionevolezza lo devono fare gli americani, devono essere ragionevoli, non vogliono essere ragionevoli. E allora, vi ripeto, perché lo scrive Sergio Romano e ha ragione, Cina, Russia, Brasile e Iran contano molto di più degli Stati Uniti d'America. Assolutamente. Chiaro? E lo dice lui, capito? Sono quattro, Poi ci aggiungiamo... Non a caso, sulle coste siriane c'è la marina russa e la marina cinese. Appunto. Ma il bello è questo, che mentre la Cina era abbastanza restia, era un po' schiva. Certo. E adesso dice, ah sì... No, adesso perché in... anche lì... Ricordiamoci sempre che da quando ci fu la sommossa dei quattro, sì, che presero il potere dopo Mao Zedong, sì, e poi il nuovo ciclo espansionista degli ultimi arrivati. Come li chiamavano? I quattro infami? I quattro, boh, adesso non mi ricordo più, e c'era anche la moglie di Mao. Allora, oggi c'è questa nuova tendenza in Cina che è in conflitto con il vecchio regime, con i sostenitori, sì, del vecchio regime, e anche lì c'è una lotta intestina perenne da decenni. Sicuramente in questa fase il vecchio sistema comunista non capitalista sta prendendo il sopravvento. Può anche darsi. Con tutta quella grinta espansionistica, nazional comunismo. Quello cinese è sempre stato nazional comunismo. Esatto. Allora, tuttavia, la responsabilità più importante è dell'Unione Europea, che non può e non deve assecondare Washington in ciò che rimane della sua politica imperiale, ma che anzi, secondo chi scrive, se vuole contare qualcosa... Ti faccio un'interruzione. Secondo te,
riflettiamo un attimo, perché così gli amici capiscano. Perché noi abbiamo fatto la denuncia 2 anni fa contro il TTIP, contro la TISA, contro il FATCA? Abbiamo contro... anticipato quello che sta avvenendo. Perché? Perché abbiamo anticipato, perché ovviamente noi siamo sempre 2 o 3 anni, 5 anni più avanti di tutti, certo, gli altri. Ma soprattutto, scusa questa revanchismo, no, ma no, no, vabbè, ce lo devono riconoscere. Ma soprattutto perché questa teoria, questi diciamo tentativi di fare questi accordi bilaterali o multinazionali nell'esclusivo interesse degli americani. Perché? Perché gli americani, gli economisti americani, i finanzieri americani sanno benissimo che loro sono in gap tecnologico, sanno benissimo, e non, da una parte, dall'altra non c'era assolutamente bisogno, perché in qualunque momento gli americani non hanno mai tolto le tassazioni protezionistiche all'ingresso delle merci dall'estero, quindi avevano tutta la possibilità di fare esattamente quello che hanno fatto per decenni. Perché stanno cercando di fare questi accordi internazionali? Perché hanno visto che con il sistema loro di blocco delle importazioni o di contingentamento delle importazioni o di tassazione all'ingresso delle merci negli Stati Uniti non riescono più a controllare la loro economia. Certamente. E quello è il problema. Certo. E non controllano la loro economia, non controllano neppure il loro espansionismo militare. Che è tra l'altro un'economia consumistica per eccellenza. Loro hanno creato il consumismo, l'hanno imposto al popolo americano e adesso non sanno più nemmeno uscirne fuori. Come dicevo, questo è tra l'altro il commento del commentatore che ha scritto questo articolo, che è Aldo Ligabò, dove dice: tuttavia la responsabilità più importante è dell'Unione Europea, che non può e non deve assecondare Washington in ciò che rimane della sua politica imperiale, ma che, anzi, secondo chi scrive, cioè Ligabò, se vuole contare qualcosa nel mondo di oggi deve assolutamente diventare l'Europa dei popoli e non soltanto delle banche dell'euro. Mi sembra e più. Con questo vorrei... È l'aspirazione che da sempre abbiamo anche esattamente. Noi. Su, bisogna dire che noi vogliamo uscire da questa Europa, non che non vogliamo l'Europa. Esattamente. Ma l'Europa dei popoli. Conclusione dell'articolo: sinceramente non condividiamo le tesi di Romano, tuttavia non anticipiamo i dettagli al lettore perché siamo convinti che per poterle valutare criticamente sarebbe opportuno leggere l'appassionante saggio dal suggestivo titolo Il risveglio del drago, la minaccia di una Cina senza strategia, scritto qualche anno fa dal politologo repubblicano americano Edward Norton Lutwak, personaggio che noi stimiamo moltissimo, che stimiamo molto, e ha scritto anche dei libri molto interessanti. Oltretutto parla molto bene l'italiano, eccetera. Lutwak è un intellettuale di fama mondiale, grande esperto di geopolitica, nonché membro di spicco del think tank American Enterprise Institute e del comitato scientifico della prestigiosa rivista italiana Nuova Storia Contemporanea, diretta dallo storico Francesco Perfetti, allievo del grande Renzo De Felice, di cui anche Romano è membro, un'occasione imperdibile. E con questo io chiuderei questa lettura, per concludere con un'altra cosa molto importante, perché dice: ma allora voi che cosa volete? Allora io vi faccio vedere, tratto qui da questo bellissimo opuscoletto, intitolato L'idea sociale, ci sono tutti i principi della socialità, e dal 1915 al 1945. Io però, vai a vedere se per caso si fosse fermato, qui mi voglio fermare tra le tante cose a un documento, il quarto documento, che riguarda la carta del Carnaro, perché dice: ma voi che cosa volete? Noi vogliamo applicare la carta del Carnaro, che per noi è diretta conseguenza dalla Costituzione romana del 1849, ispirata da Mazzini. La carta del Carnaro del 1919, allora, che parte... Attenzione su quei concetti. Testo della carta del lavoro. Dunque, documento carta del lavoro. No, scusate, non è quello. Lo leggeremo un'altra volta. Documento carta del Carnaro, della perpetua volontà popolare, basterebbe questo, no? Fiume libero comune italico da secoli,
da secoli, e quindi poi l'hanno svenduto alla Croazia, a Tito, per voto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena ed intera alla madre patria il 30 ottobre 1918. Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano. Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei si irraggiarono e si irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe. Tutte isole che sono state regalate dallo Stato italiano agli jugoslavi. E questo è il suo diritto storico. Fiume, come già l'originaria Tarsatica, posta contro la testata australe del Vallo Liburnico, sorge e si estende di qua dalle Giulie, è pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione, la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia. Queste sono le parole di D'Annunzio nel caso. E questo è il suo diritto terrestre. Fiume, quindi, esiste. Un diritto storico, questi sono i diritti, e l'altro è il diritto terrestre, perché noi non possiamo prescindere, essendo la storia idea, idealismo, pensiero, cultura, ci viene a coincidere col diritto terrestre, perché è la stessa cosa. Allora io, nel momento in cui mi impossesso del territorio, se sono cosciente e ritengo di avere dei diritti, questi diritti li devo